Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, come avevo già annunciato qualche giorno fa su Instagram, oggi inauguriamo una nuova rubrica che però non parlerà di LGBT, ma di una cosa che mi sta molto a cuore, ovvero le serie TV. Sono una grandissima appassionata di serie TV e quindi mi faceva piacere portare questo tipo di video sul mio canale. Magari a voi non ve ne frega niente, ma a me piace parlare di serie TV e quindi, siccome questo è il mio canale, faccio un po' quello che voglio. Vorrei analizzare con voi delle serie TV che ho già visto, che sto guardando in contemporanea americana, che andrò a vedere. Insomma, mi piace il confronto su questo argomento. Non parlerò solo di serie TV a sfondo LGBT, ma di tutte. Però, ovviamente, avendo ormai questo marchio di fabbrica addosso, mi chiamo Diva Lesbica, non lo so, mi avete tutti consigliato di iniziare da là. Serie lesbo, quindi The L Word, e appunto inizieremo proprio da lì. Allora, The L Word è una serie TV che è andata in onda tra il 2004 e il 2009. È incentrato totalmente sulla vita di un gruppo di amiche, tutte lesbiche o bisessuali, che vivono a Los Angeles. La prima curiosità è che la serie TV, però, nonostante sia ambientata a Los Angeles, non era girata a Los Angeles, ma bensì a Vancouver. Infatti, molte serie TV sono girate a Vancouver perché i costi sono molto inferiori rispetto alla California. Da un po' di mesi circola voce che a fine 2019 avremo una nuova stagione di The L Word. Adesso sembra ormai cosa fatta, perché anche le attrici qualche settimana fa l'hanno confermato tramite i loro profili Instagram. All'inizio ho accolto la notizia con grandissimo entusiasmo, perché dai, dopo tutti questi anni sono passati 10 anni dalla fine di The L Word, quindi una nuova stagione sarebbe veramente una figata. Però poi ho pensato un attimo e mi sono detta: non è che andiamo a rovinare non il capolavoro finale, perché il finale di serie è stata una grandissima cagata. Però, essendo io una grandissima sostenitrice della coppia Tina e Beth, un attimo la cosa mi ha fatto pensare. Adesso, prima di continuare, voglio consigliare assolutamente che se non avete visto The L Word fino alla fine, fermatevi qui, perché adesso sarà tutto un insieme di spoiler. Quindi, se non vi volete spoilerare la vita, fermatevi, guardate The L Word e poi guarderete la mia video recensione. Alla notizia che Tina non farà parte del cast della nuova stagione, mi è presa un po' a male, perché non vorrei mai che questi ci tirassero fuori una roba come si sono mollate, questo e quello. Cioè, dopo tutto quello che hanno passato, queste due, vi prego, non esiste. Anche se secondo me la nuova stagione sarà incentrata su Shane e Carmen. Lo so che Carmen è uscita di scena molto prima del finale, però l'attrice ha messo una cosa che potrebbe far pensare che ci sarà anche lei in questa nuova stagione. E quindi secondo me cercheranno di dare un finale decente anche a Shane, che dopo essersi scopata tutta Los Angeles, 10 anni dopo diventa una persona tutta seria, e si sposa con Carmen. E quella sarebbe una bella cosa, perché a me mi piacevano tantissimo. Cioè, Shane l'ho solo shippata con Carmen, perché Carmen è tantissima roba. A me Shane non è mai piaciuta né come personaggio né fisicamente, però Carmen era veramente tantissima roba, quindi insieme sarebbe un bel finale. E poi tutto si incentrerà sicuramente anche sul chi ha ucciso Jenny, che sinceramente non c'è, a me non me ne frega un cazzo, nel senso, l'importante è che è morta, perché io quella proprio non la sopportavo, ma proprio zero. Personaggio fastidioso, angosciante e pesante, è proprio perverso, ma proprio mentalmente, non come persona, ma mentalmente perverso. Che io veramente, quando è morto, ho detto: che cazzo, ce ne siamo liberati. All'ultima puntata, però, ce ne siamo liberate. Come avrete capito, i personaggi che proprio non mi piacevano all'epoca erano Jenny e Shane. Io sempre controcorrente, lo so che Shane era il personaggio preferito di tutti, tranne che il mio. Non mi piaceva, era veramente troppo superficiale come personaggio e poi boh, non mi piaceva. Jenny, l'ho già detto, troppo, troppo angosciante come personaggio. E invece il mio personaggio preferito era ovviamente Beth. A parte che io trovavo Beth di una bellezza fotonica e oggi, dopo 10 anni, è ancora più figa del 2009. Praticamente non invecchia questa attrice, è bellissima. E poi il suo personaggio cioè, mi piaceva tanto, a parte quel momento in cui stava con la ragazza, quella che aveva dei problemi d'udito,
che non, quella storia lì proprio me l'ha fatte quadrate, non la reggevo più, era diventata pallosa anche lei, però tutto sommato rimaneva lei il mio personaggio preferito. Poi c'era anche Dana tra i miei personaggi preferiti. Io ci sono rimasta, a parte che ho pianto le lacrime della mia vita quando è morta Dana, perché mi piaceva tantissimo il suo personaggio, poi lei e Alice erano veramente uno spasso. Secondo me è stata una grande perdita. La grande perdita di Del Ward, oltre che a Dana, è stata anche Marina. Abbandono inspiegabile dell'attrice dopo la prima stagione, che aveva dato tantissimo, aveva dato più di tutte le attrici messe insieme durante la prima stagione. Tra l'altro anche lei una bellezza fotonica, nonostante l'età avanzata, ma era proprio una gnocca di quelle proprio buone. Però non l'ho capito perché l'hanno fatta fuori a prima stagione, cioè aveva un potenziale molto 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 elevato, quindi secondo me hanno perso tantissimo sia con l'uscita di scena di Marina che con l'uscita di scena di Dana. La cosa bella di Del Ward è che nonostante il prodotto oggi risulti molto vecchio, cioè proprio come immagine, come dialoghi, come tutto, è rimasto comunque un cult lesbo, nel senso che anche la nuova generazione di lesbiche, bisessuali, pansessuali, insomma, tutte le ragazze che provano attrazione per altre ragazze si guardano questa serie TV, nonostante sia vecchia ormai, 10 anni fa, comunque sì, è un po' démodé rispetto ai prodotti attuali. Ma Del Ward rimane la Bibbia, cioè è proprio un cult, ragazzi. È l'unica serie che è incentrata sulle lesbiche. Infatti, spesso voi mi chiedete, Rosy, ma tu cosa preferisci, Del Ward o Orange is the New Black? E cioè, è un paragone che non si può fare, perché per quanto io sia legata a Orange is the New Black, che è una delle mie serie preferite, cioè proprio nella top 5, io adoro Orange is the New Black. Il paragone proprio non sussiste, perché Orange is the New Black non ha come argomento principale le lesbiche, è pieno di LGBT, tantissimo, ci sono trans, ci sono lesbiche, ci sono bisessuali, cioè di tutto, ma non è prettamente lesbo, cioè Orange ha un altro tema che è quello del sistema giudiziario americano, le carceri americane, le carcerate americane, è quello il tema principale di Orange is the New Black, poi che ci sia una grossa componente, che c'è una delle migliori coppie lesbo, quindi le Vosman di tutti i tempi, questo non si può mettere in dubbio, però come paragone non esiste, perché cioè tu non ti puoi guardare Orange per capire il mondo lesbo, perché è dentro un carcere, raga. Ti guardi Del Ward, non lo capisci neanche tanto il mondo lesbo, perché è un po' troppo esasperato, però sono cose di quotidianità, capito? Quindi secondo me non si può fare il paragone. Un'altra cosa divertentissima è che per anni, tipo tra il 2004 e il 2010, diciamo, l'Italia è stata invasa da Shane dei Poveri, ovvero tutte le lesbiche d'Italia, non tutte, ma buonissima parte, andavano in giro con quel taglio, il taglio Shane, avevano tutto questo taglio così, e quel gilet con i bottoncini qua che portava sempre Shane, però tu le vedevi, cioè Shane era una tavola da surf, senza tette né niente, invece in Italia c'erano le ragazze con una quinta, con questo gilet che era veramente... Cioè, vabbè, non entriamo nei dettagli, però è stato molto curioso perché c'è stata questa ondata di Shane dei poveri in tutta Italia, tu praticamente andavi dal parrucchiere e dicevi scusami, puoi fare il taglio Shane? E già loro lo capivano, capito? Perché erano tutte omologate, tutte uguali. Poi c'è stato il taglio Emma Marrone, quindi tutto rasato, però prima c'è stata l'epoca taglio Shane dei poveri. Adesso prima di chiudere vi lascio qualche curiosità sulla serie TV. Allora, la prima è che Kate Manning, nonostante sia diventata icona lesbo in tutto il mondo, non si è mai dichiarata lesbica. Perché se lo sa lei, perché comunque, vabbè, adesso non voglio insinuare che sia lesbica, però non lo so. Vabbè. Comunque, non si è mai dichiarata. E invece, due attrici che si sono dichiarate non lesbiche ma bisex sono Tina e Alice. Loro hanno detto chiaramente di essere bisessuali. Tutte le puntate di tutte le stagioni hanno il titolo che inizia con la L, tutte tranne il pilot. E non è un caso, cioè è stata una scelta pensata, così come il titolo L Word praticamente era un modo di dire nel 1980 in America che anziché dire lesbiche dicevano L Word, perché forse gli sembrava meno scioccante, non lo so. Insomma, usavano questo L Word per definire le lesbiche. E quindi loro hanno pensato bene di riproporlo e farlo diventare il titolo di una serie che sarebbe diventata poi Vosman.
una serie cult nel mondo lesbo. Credo di avervi detto tutto, le mie impressioni sulla serie ve le ho dette, anche sui personaggi. Adesso non ci resta che aspettare fine anno per vedere la nuova stagione. Speriamo non ci deluda, speriamo non facciano troppi casini. Sono sicuramente molto 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 curiosa di vedere che cosa tireranno fuori, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti i vostri personaggi preferiti e i vostri personaggi proprio che vi stavano qua, che non avete mai sopportato, e cosa ne pensate della nuova stagione che verrà, se siete pro o contro. Ah, anche un'altra cosa, fatemi sapere se questa nuova rubrica vi piace, è importante. Se non vi piace, vabbè, io continuerò a farlo, anche se non vi piace parlerò da sola, ma mi fa piacere sentire la vostra opinione. E anche qui, anche se stiamo parlando di serie TV, il mio cuore è vostro, prima della patata delle serie TV e poi vostro. Alla settimana prossima, ciao!